Allora, io innanzitutto vorrei ringraziare la Free Mind Web per la collaborazione e il contributo che dà alla manifestazione. Ci teniamo moltissimo al premio Fair Play che verrà appunto devoluto grazie alla Free Mind Web. Giro Nordic è iniziato oggi qua a Cesio Maggiore in provincia di Belluno, all'interno del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Abbiamo avuto 170 partenti, 103 con pettorale, quindi iscritti alle classifiche della gara, e gli altri alla ludicomotoria. Avremo le prossime tappe a fine marzo in quel di Busche, all'interno della maratona internazionale Piave Marathon, e lì saranno premiati soltanto i competitori per la tecnica, sostanzialmente, che avranno il sabato anche la possibilità di una 4 ore a squadre, che non è all'interno del Giro Nordic ma è comunque all'interno della 2 giorni di manifestazioni legate alla Piave Nordic Walking, e avranno uno sgravio sulla partecipazione della domenica alla 8K Nordic Walking che riguarda il Giro Nordic. Dopodiché andremo in territorio valdobbiarenese, quindi nella terra del Prosecco, con la seconda edizione della Prosecco Nordic. Questo avverrà il 21 di maggio. Saremo poi impegnati in zona montana, torneremo in territorio bellunese sul Monte Avena la prima domenica di agosto per la terza tappa ufficiale, e quindi sarà il comune di Piedavena ad ospitarci, proprio con il panorama delle vette feltrine ad inoltrarsi dietro le nostre spalle, comunque con una zona panoramica ampissima a disposizione, un percorso molto bello, collaudato. E poi si andrà avanti, sostanzialmente andremo a prendere la quarta tappa ufficiale in quel di Segusino, che è come di consueto l'ultimo sabato di ottobre all'interno dell'antichissima Fiera del Rosario. Andiamo a seguire il sito gironordic.it e la pagina Facebook Giro Nordic per ogni altra informazione che possa interessare per la partecipazione. È veramente un circuito aperto a tutti e che ha delle caratteristiche che possono ospitare tutti quanti. Grazie. Siamo qui a Cesio Maggiore, siamo alla terza edizione di Giro Vagando per Cesio, e siamo in compagnia del vincitore Adriano Prodotto. Adriano, un commento a caldo. Un commento a caldo, devo dire positivo. Io c'ero già stato alla prima edizione, mi era piaciuta molto, era un percorso completamente diverso, si andava parecchio in salita, quindi piacevole per quel motivo là, le salite mi piacciono in maniera particolare. Oggi devo dire, alla partenza mi hanno detto che il percorso era cambiato, mi sono accodato a Dimitri che è il secondo arrivato per vedere un po' com'era. In realtà è molto veloce, bello, vario, devo dire che un successo anche quest'anno come percorso, a me è piaciuto parecchio, insomma. Prima tappa del Giro Nordic, siamo qui con il vincitore uscente e il vincitore della prima tappa, Antonello Favaro. Antonello, un commento a caldo anche a te? Niente, lottavo per vincere, speravo di vincere, ho vinto, però la carica ti dà questi posti meravigliosi, era diverso dall'anno scorso, duro sì, però mi piace tantissimo, insomma. Vedevo l'ora di arrivare a questa giornata perché 2 anni che vinco il Giro Nordic e quest'anno volevo vincere per onorare il mio maestro che è mancato a dicembre, Alberto Gurini.